Ciao bella gente, benvenuti nel mio canale. Io sono Amal e oggi, anzi ieri, stavo leggendo su vari articoli, varie cose, varie curiosità sui vari ingredienti che fanno bene al nostro corpo e alla nostra pelle. E ho trovato questo ingrediente che fa benissimo anche alla nostra anima. Questo ingrediente è il cacao che fa benissimo alla nostra pelle, fa benissimo al nostro corpo. Tra l'altro, mangiare un pezzettino di cacao o cioccolato, convale a mangiare 19 mele. Quindi, ragazze, autorizzate a svuotare le barattole della Nutella perché adesso abbiamo pure un motivo in più. Comunque, il cacao viene scoperto e coltivato dalla popolazione del Maya. Una leggenda azteca diceva che un dio che ha un nome impronunciabile, che è Quetzalcoatl, praticamente ha dato questo dono all'essere umano per allevarle dalla fatica e anzi, ci ha dato un dono meraviglioso per chi ama la Nutella, per chi ama il cioccolato, perché quando sei giù di morale e hai bisogno proprio di mangiare il cioccolato per tirarti sul morale. C'è una ricerca in cui ha confermato che il cacao è antidepressivo. Ragazze, ragazzi, basta. Oramai per me si è aperto un mondo fantastico. Comunque, il cacao ha tantissimi benefici per il nostro corpo, che contiene potassio, magnesio, calcio, fosforo, zinco, ferro, varie vitamine B, contiene la vitamina Q, la vitamina G, contiene l'aminoacidi e anche le proteine. Per le persone che sono vegetariane come me, attaccate il cacao e attaccate i barattoli della Nutella, perché io, guarda, ho questo barattolo qua, credo che mi durerà 2 giorni, lo farò fuori. Ogni scusa è buona e adesso abbiamo la scusa ottima per far fuori il cacao e anche la Nutella. Comunque lascio al video tutorial che ho fatto, due maschere meravigliose e fantastiche che lasciano la pelle perfetta. Ci vediamo dopo. Eccoci con una specie di scrub perché è molto delicato. Ci metto un cucchiaino di cacao, un cucchiaino di miele, perché il miele che ho un pochettino ruvido, e un po' di limone. Volendo, al posto del miele potete mettere del zucchero moreno, zucchero di canna, guarda il disastro. Mescolare il tutto e il nostro scrub è pronto. Che tra l'altro questo scrub con lo zucchero oppure con sale grosso possiamo farlo per il nostro corpo, per togliere la pelle morta e anche contro la cellulite, ragazzi. Tempo mentre facevo le maschere, ovviamente mi sono messa un mask per i miei capelli, che farò poi il prossimo video con il mio trattamento per i capelli. La nostra prima mascara è praticamente un cucchiaio di cacao, un
un cucchiaio di argilla in polvere. Chi non ce l'ha può usare una maschera di argilla, che ha una base di argilla abbastanza alta. Io, sapendo che ho l'argilla, quindi la uso. E fondamentale, latte di cocco. Ne ho parlato tantissimo nei miei video e lo uso tantissimo il latte di cocco, sia per il corpo che per i capelli e soprattutto per il viso, e anche mangiarlo. Mescoliamo bene 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 il tutto e la nostra maschera è prontissima. Tempo che aspetto che si asciuga la maschera, vado a fare il letto e a pulire casa al ritmo di gente di zona. La mia tecnica nuova per pulire il viso dalla Nutella. Bella gente, spero che vi è piaciuto il mio video tutorial, spero che vi sono piaciute le curiosità che ho trovato su questa meraviglia, sulla
diciamo Nutella. E spero che sono piaciuti i miei video, spero che vi è piaciuto il mio video attuale e spero che mi seguite sul mio canale. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e scrivetemi sotto se volete che parlo un altro argomento. Credo che i prossimi video saranno su i sopracciglia e la depilazione, ragazze, che è un argomento traumatico, un argomento credo che tocca a chiunque di noi, anche le ragazze, queste fortunate che non si rendono conto, quelli che gli crescono solo due peli in croccio. Comunque, grazie mille, ci vediamo la prossima volta. Alla prossima, ciao belli!